Come Centro Studi Vitruviani abbiamo pensato di riunire i candidati sindaci di Fano, i sette candidati sindaci, per sentire un po' quali siano le loro idee sulla politica culturale in generale di Fano, relativa a quelli che sono i monumenti storici, artistici fanesi, e in special modo riguardo alla Fano romana, al teatro romano e all'attività del centro studi. Quali progetti hai per la valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico della città? In particolare, quale progetto, quale soluzione per il teatro romano? Bene, grazie intanto per questa opportunità. Io credo che il problema, oltre che legale e amministrativo, sia proprio un problema di concetto di promozione del patrimonio architettonico monumentale che abbiamo in questa città. Cioè, dobbiamo prima di tutto rispondere, nella prima domanda si chiede appunto qual è il progetto di valorizzazione del patrimonio che abbiamo. Prima di tutto, secondo me, è necessario capire se crediamo che il nostro patrimonio architettonico, archeologico, sia un valore aggiunto della nostra città. E se ci crediamo, bisogna fare in modo che non sia soltanto e meramente una risoluzione amministrativa, ma ci sia veramente una vera valorizzazione e promozione dei nostri beni. Che cosa voglio dire? Utilizzando una frase che c'è nel vostro sito che ho guardato ieri, dove avete detto che bisogna utilizzare le bellezze e i modelli della classicità come spunto per una declinazione contemporanea dell'arte, secondo me è necessario capire se questo bene, ancorché ristrutturato e riportato alla luce con le modalità amministrative della compensazione ambientale e dell'atterraggio dei diritti edificatori, quindi con una soluzione amministrativa che in parte avevate già individuato, quindi non siamo qui a spiegare quello che già in realtà avete fatto voi e anche bene, tra l'altro, se veramente come città crediamo che il patrimonio monumentale, se il patrimonio archeologico debba avere un ruolo che sia non solo culturale, ma anche di attrattiva turistica. Io nel mio programma, e se diventerò sindaco, vorrei proprio valorizzare il patrimonio monumentale, soprattutto quello classico, e farlo diventare qualcosa che fosse un brand della città, in modo che la classicità, la romanità, possa diventare veramente un'opportunità per venire a vedere Fano, che ovviamente oggi è abbastanza nascosta, è nascosta nella nostra pinacoteca d'estate per evidenti motivi anche di spazi, perché contemporaneamente si fanno degli spettacoli, quindi la pinacoteca è poco accessibile, è difficile capire qual è un percorso culturale della nostra città in questo momento e quindi valorizzare per il futuro, farlo diventare un'opportunità però messo a sistema. E quindi credo che in questo serva anche una unione tra la classicità e la contemporaneità, per cui avevo messo nel mio programma per esempio l'Easy Parade, cioè una mostra di sculture contemporanee che si possa fare all'aperto durante l'estate e che in qualche modo metta insieme anche i valori dei carristi con le capacità utilizzando spazi monumentali aperti d'estate e che possono essere luoghi all'aperto dove si fa arte, unendo la classicità, l'arte alta, diciamo, con quella folcloristica. Per esempio la Fano dei Cesari va rivista in una chiave molto più attrattiva, unita ai monumenti. In qualche modo pensate ad esempio se qui un domani si potesse fare un processo romano, che è una delle cose abbandonate negli ultimi anni, ma sarebbe uno spettacolo bellissimo se fatto addirittura dentro il Teatro Romano. Pensi che il Museo archeologico di Fano sia all'altezza del suo patrimonio storico o sia necessario pensare a uno spazio completamente nuovo? Se domani dovesse rientrare in Italia e a Fano, l'atleta di Fano, di Lisippo, dove pensi di collocarlo? In questo momento io ho avuto l'opportunità di vedere qualche fiera turistica dove la Regione Marche proponeva i propri beni, le proprie città. L'unica cosa che si promuoveva sulla città di Fano era il Carnevale di Fano e il problema è che lo vendevano gli tour operator di Rimini. Quindi bisogna pensare a cosa noi proporre come eccellenza del nostro territorio e io credo che la romanità è senz'altro il futuro, però siamo qua e credo non a caso, perché ritengo che questo scavo e questa opportunità di valorizzare il teatro non è soltanto un problema, appunto, come ho detto prima, di recuperare un bene archeologico, ma potrebbe da questo nascere un'ulteriore opportunità, che è quello di individuare il sito per il museo archeologico, che ovviamente non può essere la Filanda, perché a questa parte perlomeno, perché casomai questa è sopra il teatro e va demolita, ma è quella di fronte a noi, che potrebbe invece diventare il sito idoneo dove fare un padiglione, proprio quello di fronte, che credo che sia anche utilizzabile peraltro, per fare un padiglione archeologico e io spero e ritengo, ovviamente questo va verificato con la sovrintendenza, dove il Lisippo potrebbe trovare un'ottima collocazione e in questo caso potrebbe diventare una grande sinergia il teatro, riportato ovviamente alla luce, insieme al padiglione archeologico dove oggi si è
ci sono anche oggetti dell'epoca preistorica nel piano terra e nel loggiato del Palazzo Malatestiano, però tutto quello che è la romanità e la parte classica potrebbe essere ospitato qui dentro, e dove il primus delle opere potrebbe essere la bellissima statua dell'Esippo. E come ha detto prima l'avvocato Bracci, il pericolo però è che se non prepariamo un'idea concreta di dove ospitarlo, qualora ci fosse assegnata questa statua, rischiamo di perderla verso gallerie nazionali che possono garantire standard di sicurezza più importanti. Quindi questo, dove siamo, è il luogo dove ripristinare casomai una sinergia forte tra il reperto e il padiglione archeologico, e farlo diventare una promozione. Dico una cosa semplice, ma secondo me non si può pensare a proporre qualcosa di gratuito durante l'estate per i turisti. Casomai bisogna fare un ticket unico che dia la possibilità di visitare con un unico biglietto tutte le opportunità, ed è un modo anche per farle conoscere: la Pinacoteca, il teatro, le mura, il Teatro della Fortuna, il Museo Archeologico, ma soprattutto, perché no, i vari monumenti che abbiamo in questo momento chiusi. Ma la cosa più importante, secondo me, la fauna romana, la fauna sotterranea, che è organizzabile attraverso delle visite guidate, però l'accesso al fruitore, al turista che viene a Fano, è qualcosa di interdetto in questa fase. Quindi in qualche modo va fatto un biglietto unico, un'opportunità unica di visitare tutte le opportunità che Fano ha da far vedere a un eventuale turista. Il Centro Studi Vitruviani lavora sulla matrice storica e culturale della città, che grazie alla citazione di Vitruvio alla sua opera la lega al percorso del classico e della classicità attraverso la storia della civiltà occidentale. Grazie anche ad un comitato scientifico di ispettori internazionale, il Centro Studi Vitruviano è in grado di offrire un progetto sull'identità della città, un progetto condiviso che sia in grado di consolidarsi nel tempo per unicità dell'offerta culturale e diventare strumento di forte valenza turistica. Pensi di sostenere l'attività del Centro Studi, e se sì, dove pensi di trovare le risorse necessarie? Sì, io mi impegno a sostenere l'attività di studio, di ricerca e anche di promozione che fa il Centro Studi Vitruviano, ma non soltanto perché siamo in campagna elettorale, perché, come ho detto prima, il lavoro di promozione dell'identità culturale che voi svolgete si integra perfettamente in quello che è la strategia per il futuro, cioè questa capacità di riuscire a dare un'identità forte alla città che possa diventare anche un veicolo di promozione culturale, ma soprattutto turistica. Quindi il lavoro che fate è fondamentale ed è strategico per il futuro. Voglio dirvi, non basta essere soci fondatori, bisogna crederci nelle cose, e quindi da parte mia l'impegno è a prendere con grande serietà l'impegno oggi di sostenere il vostro lavoro, i vostri studi. Sulla finanziabilità ovviamente è una questione di bilancio che in qualche modo può essere difficile oggi dire come si trovano, come si reperiscono le risorse, però penso che nel bilancio si possa trovare diverse opportunità per finanziarlo. Magari si vende la BMW Serie 5 e si finanzia uno studio di attività culturale, di ricerca.